Unire innovazione, tecnologia e alta formazione per favorire l'occupazione e la nascita di nuove imprese nel settore energetico sui territori di Arezzo e Siena. È questo l'obiettivo primario del progetto MEC Energy, programma di azioni integrate nel settore dell'efficientamento energetico di processo e di prodotto, che unirà corsi di qualifica per l'inserimento lavorativo, azioni a sostegno di start-up di imprese e percorsi formativi per favorire la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica nelle imprese. Diciamo che il dibattito inizia con la necessità di sviluppare competenze e operatività poi anche all'interno delle imprese per accompagnare questo grande processo, che è un processo mondiale, proprio dell'efficientamento energetico. Oggi su questo tema si accavallano varie discipline, vanno da quelle edili, come sappiamo, a quelle che invece vedono le nostre industrie trovare nuovi sistemi di produzione per consumare meno, ma anche, e di questo anche si parlerà oggi qui in Confindustria, anche di nuove professionalità sui temi della produzione energetica e dell'accumulo, perché anche una nuova sfida che si sta presentando a livello mondiale e che noi dobbiamo accompagnare e che le imprese aretine possono accompagnare sono anche le nuove sfide sulle nuove tecnologie per l'accumulo. In modo sintetico sono, diciamo, tre priorità fondamentali, poi le attività dettagliate sono spiegate nei DEPLIA, nei manifesti, però sono queste per noi. Fondazione Energia Ambiente, che abbiamo promosso questo progetto e la Regione l'ha finanziato insieme ad altri partner importanti come appunto Confindustria Toscana Sud, COSVIG, Abaco di Arezzo ed altre strutture formative. L'innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica che è un fattore decisivo e fondamentale per la competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, che sono la maggioranza assoluta in Toscana, perché le grandi magari hanno una struttura loro. Invece questo è l'obiettivo, preparando in che modo? Preparando tecnici giovani con alte competenze nel settore dell'innovazione tecnologica dell'area energetica, in questo caso. Quindi corsi di qualifica lunghi nell'efficientamento energetico, progetti di start-up, di nuove creazioni, di nuove imprese, sempre per giovani che escono dall'università o dalle scuole superiori, che hanno progetti legati anche magari a imprese del territorio. Terzo filone, aggiornamento e specializzazione delle maestranze di chi già opera in azienda, dei dipendenti delle aziende che sono interessate a questa fase fortissima. Ora si parla tantissimo di Industria 4.0 in Italia, promossa anche dal governo, dal ministro Calenda, e effettivamente anche l'area energetica ha bisogno, ha necessità, è coinvolta a pieno titolo in questa fase rivoluzione tecnologica, che ci aprirà nuove frontiere e ci prepara a nuove sfide di competitività a livello internazionale. In Toscana esiste solo una grande azienda, diciamo, multinazionale che è Enel Green Power nell'area energetica, e se vogliamo la General Electric Pignone di Firenze. Il resto sono piccole e medie aziende che sono nate recentemente, quindi hanno necessità, proprio questo è uno dei motivi fondamentali per cui la Regione ha finanziato questo progetto importante, per rafforzare le competenze, le risorse umane delle piccole e medie aziende che vogliono competere, stanno anzi competendo anche con certo successo, per esempio nel campo dell'installazione. Esistono diverse aziende che fanno installazione di impianti di efficientamento energetico o delle biomasse, nel campo delle biomasse o del solare, oppure addirittura ci sono aziende come sulla costa, abbiamo incontrato recentemente, che sfruttano l'energia dalle maree. E quindi sono giovani ingegneri riusciti dall'Università di Pisa che hanno creato un'azienda ad altissimo, diciamo, livello tecnologico, però hanno bisogno di rafforzare le loro strutture anche nelle maestranze umane, nelle risorse umane.